Al via a Monaco l'Oktoberfest, attesi milioni di turisti e nonostante quest'anno la birra costi un po' di più. Il corrispondente Rino Pellino. È spillata. Sono 185 anni che il borgomastro di Monaco dà inizio così all'Oktoberfest. Due colpi secchi, fossero di più farebbe brutta figura, e poi via a distribuire la birra. Per due settimane la tradizione re sovrana sul Wiesn, l'angolo di Monaco dove si svolge la festa della birra più famosa al mondo. A partire dagli avventori, dicono i numeri, che quasi tre quarti vengono dalla Baviera, con i dirndl, gli abiti tradizionali femminili, e i maschili trachten a farla da padroni. Voglia di evasione quest'anno dopo un 2017 relativamente sottotono. La paura del terrorismo aveva fatto contare solo 6 milioni e 200 mila visitatori, ma con un consumo di birra salito a 7 milioni e mezzo di litri. Qualche mugugno per i prezzi, un Maas, il boccale da un litro, il minimo consentito all'Oktoberfest, è salito a 11,50 euro, così il mezzo pollo arrosto, vero piatto della tradizione. Una cosa è certa, quasi nessuno si atterrà alle dosi minime.